Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Oath of Gatewatch. Perché mi non piace la collezione di carte? Forse perché c'è... Sì, l'altra volta ho detto che erano state cambiate delle cose nelle carte con il passaggio di stagione, quindi probabilmente mi sto dicendo non farmi aspettare 40 ore per il caricamento per Oplox. Se no non lo facevo. Così ti aspetto nella prossima, con una nuova busta, ma non ho voglia. C'ho un sacco di monete, poi in realtà potrei effettivamente fare un po' di sbustaggio, ma... Oggi. Ma perché continua... sì, adesso mi fa 40 ore di caricamento di nuovo. Stupido che sono. Perché continua a lampeggiare quel tizio? Forse ce ne sono delle nuove. Dai! Va bene, grazie. Molto bellino. Bellissimo, guarda. Sto impazzendo dalla bellezza. Tanto mi mancano tutte. Ok, adesso se torno indietro che le ho viste tutte, sei contento? No. Boh, vabbè, chi se frega. Off of the Gatewatch. È un po' lo shilling. Off of the. Allora, la scorsa volta abbiamo distrutto una banda di Eldrazi. Chi è questo? Il fallimento della trappola di Edri non è stato un incidente. Il demone Obnixilis. Ah, quindi era previsto che noi battessimo gli altri. Nascosto nelle profondità di Portale Marino, ha assorbito il potere degli Edri per riaccendere la sua scintilla di Planeswalker. Oddio. Quindi lui è Obnixilis. Dopo un'eternità è finalmente libero dalla sua prigionia, ma non dalla sua collera. Cerca vendetta contro la maga della natura che ha quasi mandato a monte i suoi piani. È giunto il momento della rivalsa. No. Ah. Come sei Obnixilis? Io non voglio essere Obnixilis. Ah, dobbiamo sconfiggere Nissa? Ma io non voglio essere Obnixilis. È brutto. Ma che faccio che c'è? C'è una faccia da schiaffi. C'è un mazzo nero, a me non piacciono i mazzi neri. Dai ragazzi, perché mi fate fare queste cose? Ma insomma... Allora... Ho un mazzo che fa un po' schifo perché ho tutte carte che richiedono un sacco di roba. Io ne pescherei un'altra. È già meglio. Già meglio. Ma mi spiace, Nissa è il mio personaggio preferito. Dai, perché dobbiamo picchiare Nissa? Scusa Nissa, niente di personale. È il gioco come lo fa fare. Ratti del tifo, sì. Il tifo. Questi sono uber power. Dovrei tenermeli contro le sue belve immense. Perché un conto con letale è una roba mica male. Lupo legno di branco. Legno di branco o legno branco? Legno branco. Questo probabilmente nella versione inglese ha un nome che è carino. Legno branco fa un po' schifo. Sembrano le fiabe dei bambini dell'elementare. Tagliagole di Zulaport. Ma che storia! Ogni qualvolta tagliagole di Zulaport o un'altra creatura che controlli muoiono, ogni avversario perde un punto vita e tu guadagni un punto vita. Vabbè, è una cosa interessante. E credo in effetti che lo giocherò. Ma non farò morire nessuno adesso. Lui mi attacca e lo lascio passare. No. Salta l'attacco. Ho bisogno di schierare qualcosa di un pochettino più prestante. Pellegrinaggio di Nissa. Sì, sappiamo cosa fa. Si prende il mana, le terre e le gioca. Me le fa vedere. Tanto sono tutte verde in foresta. Non attacca. Allora, giochiamo un altro ratto del tifo. Ma mi piacerebbe avere un po' più di mana, sai com'è? Giochiamo due ratti del tifo, ok. Ma mi piacerebbe avere un po' più di mana, sai com'è? Ma io salterei anche l'attacco. Lui mi dice di attaccare con i ratti del tifo. Probabilmente me lo lascerà passare, sì. Per uno non vale la pena di sacrificarsi l'unica creatura che ha. Infatti CVD. Poi male che vada, anche se me l'avesse fatto, se me l'avesse ucciso, lei avrebbe perso uno e io avrei guadagnato uno. Quindi era ancora peggio. Ranger di Murasa. Terraferma. Ogni qualvolta. Ma tanto ogni qualvolta si scrive tutto attaccato. Boh.
Una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, puoi pagare 3 e 1 verde. Se lo fai, metti due segnalini più uno sul ranger di Musa. Oddio, di Murassa. Murassa. Oh, non mi piace sta cosa, sai? Proprio niente. Aspettate, male che vada, si vede che con quello lo blocco con un ratto del tifo e muore. Questo è vero. Devo tenermi i ratti. Devo ricordarmi di tenermi i ratti del tifo per la gente potente. Naturalmente io non pesco mana. Non pesco terre. Datemi delle terre. Ok, non blocca in effetti perché non le conviene per niente. Ora lo fa? Sì. Ma noi abbiamo virato con il tifo, credo. L'unica cosa che ha a travolgere. Credo che il travolgere funzioni prima del tifo. Non lo so. Ok, un po' di mana. Questo cos'è? Omicidio. Distrugge una creatura bersaglio. È molto interessante. Leggere le ossa. Profetizza 2. Com'è che è profetizzare? Ok. Perdi 2 punti vita. Ma no, chi lo vuole perdere 2 punti vita? Scusa un attimo. Omicidio, uccidiamo questo. Ciao. Tutto piacere. Io attaccherei di nuovo con un ratto del tifo. Così da tenermi quei due se per caso dovesse attaccare. Comunque non ha usato il suo bonus. Credevo che avrebbe preso il buff per la sua abilità, ma non l'ha fatto. Forse lo fa ora? No. No, non lo fa. Ma è strano, perché non lo fa? Non ha bisogno di mana. Ah sì, ora gioca il lupo di legno branco. Che bufferà l'altro. Sarà un 3-3-3-3. Allora, giochiamo quello. Cosa posso... Allora, setacciatore di teschi. Che brutta storia. Vacuità. Ogni qualvolta un'altra creatura non pedina che controlli muore, metti sul campo di battaglia una pedina creatura discendente del Drazi 1-1 in colore. Che ha? Sacrifica questa creatura, aggiungi mana in colore alla tua riserva di mana. Ah, ok. Abominio asfissiante. Vacuità e volare. All'inizio del tuo mantenimento sacrifica una creatura. Ogni volta qualvolta sacrifichi una creatura, pesca una carta. Oddio, ma io non voglio sacrificare. Devo per forza... Abilità innescata. Ma quindi vuol dire che posso sacrificare una creatura? O sono obbligato a sacrificare una creatura? Non lo so. Non lo so e non mi piace. Non lo so e non mi piace. Andrei ad andare col setacciatore di teschi. Ho paura a... No. Ho paura a giocare a abominio asfissiante perché ho paura che debba sacrificare ogni turno una creatura. E... Perché mi dici di attaccare con tutti e tre? Poi non ho niente con cui difendere, eh. No, io uno me lo terrei in difesa. Blocca o no? Non blocca.
Perché se avessi attaccato con tutti e tre, lui probabilmente li faceva passare tutti e tre e poi mi attaccava in blocco. Cervo delle radure al pascolo, questo non mi piace per nulla. Perché potrebbe... infatti, guardala là. Tutta la vita che... Oh, dei! Adesso attaccherà probabilmente. No. Se l'è soltanto buffato. Polizia spietata, un avversario bersaglio perde 5 punti vita, a meno che quel giocatore non scarti due carte o sacrifichi una creatura o un planeswalker. Cosa vuol dire ripeti questo procedimento una volta? Quindi vuol dire che devi farlo due volte? Ma io ci provo. Allora, Nyx sta scegliendo se perdere la vita. Ok, ha scartato due carte. I due lupi. Non male. Attacco con questo. Ma io attaccherei con due in realtà. Tanto lei si attacca con entrambi, uno glielo secco con i ratti e l'altro glielo secco con il setacciatore di teschi. Lupo sacro, questa creatura non può essere bersaglio di magie o abilità controllate dai tuoi avversari. Non buono, però ha poca difesa. Ma ha tanto attacco. Oddio, ragno gigante. Può bloccare le creature con volare e non mi piace perché io avevo una creatura con volare. Ma io ho paura a leggere le ossa. Profetizza 2 e poi pesca 2 carte. Ma proviamoci. Per sbloccare un po' la situazione. Allora, vediamo quale mettere davanti. Quando schiavo infetto muore, metti sul campo una creatura discendente Eldrazi 1-1 in colore. Tutte le creature prendono meno 4 fino alla fine del turno. Ma io terrei questo. Ah, ma mi mette quelle due quindi? Ma che schifo, ho perso 2 punti vita per 2 carte inutili. Però almeno ho 3 carte in mano e lui non ne ha. Amici di attaccare con 3? Per quella strana ragione. Boh, fidiamoci. Mi uccide questo. Però vuol dire che si applica due volte la sua abilità. Lei dovrebbe perdere 2 punti vita e io guadagnarne due. Infatti. Ti avrebbe fatto meno male se l'avessi lasciato passare, non so perché l'ha ucciso. Si è buffato ancora di più le range di Murasa. Murasa. Attacca con il ranger, eh? Attacca col ranger. Dai. Io provo con sto abominio asfissiante. Ah, qua mi è... Tra l'altro si è saltato fuori un discendente Eldrazi. E... Cos'è che aveva questo? Ah, ok, quello là. Ogni volta che una creatura mi muore, metto un discendente Eldrazi. E... Ogni volta che sacrifichi una creatura, pesca una carta.
Però effettivamente quando sacrifico una. Quando muore una che non è una pedina, altrimenti ucciderei questa, appare un altro Eldrazi e io guadagno quello. Schiava infetto. Mettiamo che lo schiava infetto, tanto abbiamo mana. Questa mi è inutile perché ho tutte creature più scarse, sopravviverebbe solo alla sua. E io non so che fare, detto sinceramente. Credo che mi converrebbe attaccare con un ratto del tifo. Questo ogni volta che muore una creatura non pedina. E questo. No, e l'altro, scusa, ogni volta. Un'altra creatura che controlli muoiono. Quindi io direi di attaccare. No, con quello no. Però col discendente Eldrazi sì. Perché se muore il discendente. Se mi blocca il discendente Eldrazi, perdo una creatura, ma lei comunque perde vita. E io non guadagno. Che è meglio ancora che non lasciarla passare, ecco. Ok, mi blocca il discendente Eldrazi. E io prendo un punto vita e lei ne perde uno. Ok, ho dovuto sacrificare una creatura, ma era un discendente Eldrazi, dai. Non sarebbe potuto servire a molto. Non ha neanche il tifo. Mi attacca con il 3-1. Ciò vuol dire che non posso usare questi per ucciderla. Lascio passare. Perché ha anti-malocchio, quindi credo che l'abilità non funzionerebbe. Oh là là, allora. Sta partita sta andando per le lunghe. Po non posso annullare. Ma no! Comunque sì, è una carta stupida, devo per forza sacrificare una creatura. Oh sì. Oh sì. Oh sì. Beh, meglio che morto questo, tanto era inutile. Allora. Io attaccherei di nuovo con un ratto del tifo. Questo senso. Io attaccherei con questo. Perché se mi muore prendo comunque due creature Eldrazi 1-1. Questa avrei potuto usare se avessi avuto un quintale di creature Eldrazi, ma non ne ho quintale di creature Eldrazi. Ok, blocca con il ranger di Murassa. Lo schiavo infetto mi muore, ma io prendo due creature Eldrazi, lei perde uno di vita e io guadagno uno di vita. Vuoi pescare una carta? Cosa vuol dire vuoi pescare una carta? Sì, voglio pescare una carta, sì. E perché non ho guadagnato uno di vita? Ah, forse ero 19. Boh. Allora, schegge d'osso cos'è? Distrugge una creatura bersaglio. Sarebbe una buona idea quella di uccidere questa senza dover usare i ratti del tifo. Perché questa non posso usarla, non posso ucciderla. Allora, se sacrifico un Eldrazi, posso uccidere quella. Allora. Ok, meno 4 vuol dire che mi resterebbe in vita solo il mio titolo di anime. Ma non sarebbe sufficiente per. Allora, metto lo schiavo infetto. Così posso poi attaccare il turno dopo con lo schiavo infetto e rifare il gioco di giochino di prima. Poi, sacrifico un Eldrazi. Ah no, ok, aspetta, allora devo uccidere questa. Uccido quella. Uccidiamo quella, sì. Ok,
Ok. Sacrifica una creatura, sacrifica il discendente Eldrazi. No, sì, discendente Eldrazi. E lei perde il suo Ranger di Murasa. E pesco una carta, perché ho un altro scheggio d'osso. Allora potrei uccidere il ragnone, effettivamente. O il cervo. Il lupo non posso. I cervi le fanno guadagnare vita. Ok, quasi quasi io le ammazzerei un cervo. E uccidere un discendente Eldrazi. E pesco una carta. Ah, tra l'altro io sto continuando a prendere la storia del Editto Crudele. Un avversario bersaglio sacrifica una creatura. Ma perché dovrei fare languire? No, io farei questo. Sacrifica una creatura. Oh, ha sacrificato il lupo, ottimo. Pesco una carta, ottimo, sì. E non posso giocarla perché ho già giocato. Allora, sotto fase di attacco io attaccherei con i due ratti del tifo. Avrei potuto attaccare anche col mietitore di anime, effettivamente. Si sacrifica entrambe le creature. Perché? Cioè, perdi vita, io pesco carte, prendo creature Eldrazi. E il prossimo turno ti apro in due. Ma posso giocare anche un gatto nero? Perché? Ok che hai poca vita, ma comunque così l'hai persa lo stesso la vita. Allora, giocherei palude. Ma perché devo giocare languire? Non ha senso. Cioè, mi dovrei uccidere le mie stesse creature quando posso chiuderla. Attacco con tutto. Enissa, mi spiace, niente di personale, ma... Questo è un mazzo nero peculiare, effettivamente. Nel senso che finora avevamo incontrato dei mazzi neri in cui resuscitavano molto. O avevano molto lifelink. Questo invece gioca molto sul tocco letale e sul omicidio, diciamo, comunque far perdere creature all'avversario. E abbiamo vinto, anche se abbiamo picchiato la nostra migliore amica Nissa Reven. La vittoria è appagante, ma la vendetta molto di più. Obnixilis cattura non solo Nissa, ma anche i suoi alleati Planeswalker in fuga da Portale Marino con i suoi nemici in catene come... No, Rifacciamo. La vittoria è appagante, ma la vendetta molto di più. Obnixilis cattura non solo Nissa, ma anche i suoi alleati Planeswalker in fuga da Portale Marino con i suoi nemici in catene come lo è stato lui per secoli. Obnixilis esulta vittorioso. Poveracci. Questo è Jace, questo è Gideon. Bien, allora noi ci vediamo nel prossimo episodio. Questo episodio è durato anche abbastanza. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti!